Nell'episodio precedente abbiamo salutato il Costa Rica. Le pratiche burocratiche per entrare in Nicaragua sono state davvero estenuanti. Pensate che addirittura all'inizio c'era stata proposta di assumere una pastiglia calmante. Ma d'altronde, guardando il modo in cui ci hanno fatto la disinfestazione all'ingresso, dovevamo capirlo che le cose sarebbero andate alla lunga. E pensare che qui la nostra unica paura era il drone, dato che in Nicaragua non si può utilizzare. Ma in realtà di questo a nessuno è importato più di tanto. Ciò che ci ha portato via tantissimo tempo sono state le pratiche doganali per la moto. Ragazzi, benvenuti in Nicaragua! Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo entrati in un nuovo paese, il Nicaragua. Siamo Simone, Lucia e Valentino. E questo è il nostro giro del mondo. Ragazzi, benvenuti in Nicaragua! Nuova tappa del nostro giro del mondo, siamo veramente emozionati dopo 5 ore e mezza di dogana, siamo belli carichi per iniziare questa nuova vita in questo nuovo paese. Ma no, questo? L'asino caricato sopra. Dichiarate gli animali, piante o prodotti. Ma scusami, ma se sono già entrato il cartello lo metti dopo. Quelle piante c'è il lago Nicaragua, che è un lago enorme. Un sorso eolico. C'era anche il monumento alla panna eolica, c'era scritto che sono installate dal 2009 e producono 63 megawatt. Andiamo verso San Juan del Sur e ci dovrebbe essere un bel parcheggio dove forse ci stiamo anche noi, quindi andiamo a vedere. Qui li usano questi carrellini attaccati alla moto, eh? Siamo arrivati a San Juan del Sur. ¿Puedo pasar? Qua puoi venire dritto così. Credo proprio che questa notte ci fermeremo qui su questo lungomare, perché non è che ci sono sti grandi parcheggi. La metto? Mettiamoci a livello, eh. Parcheggiato abbiamo parcheggiato, ma non capisco bene che posto è questo. Non so, sembra quasi il Brasile, va. C'è pure il Cristo sopra il Corcovado. Là dietro c'è la nave da crociera. Praticamente è una piccola rinvecchiamento. Un posto strano. E tra l'altro qua davanti c'è anche il negozio di Claro. Andiamo subito a chiedere. Vamos a ver. Siamo riusciti a comprare le sim e i costi effettivamente sono tornati umani. Non sono più costaricensi, perché abbiamo 4 giga con $5.90, più o meno la metà di quello che costava in Costa Rica. Bus scolar veramente number one. Ci camperizziamo, cosa così, giusto per morire un po' di caldo. Bene, festeggiamo il nostro arrivo in Nicaragua facendo una bella passeggiata sulla spiaggia. Beh, il nostro Valentino sta parcheggiato bene, va. Notte a bordo strada, un pochettino movimentata, eh? Abbiamo dormito tranquilli, nessuno ci ha disturbato, però insomma c'è stata un po' di festa fino a una certa ora. Si erano seduti un gruppo di signori e signore, parlavano un po' a volume un po' alto, ecco, diciamo così. Però ci sta, d'altronde siamo in mezzo alla strada.
San Juan del Sur, la nostra prima notte in Nicaragua. Bel posto questo, eh? Prima mattina qua in Nicaragua, quindi dobbiamo un po' studiare la situazione, studiare dove andare, cosa vedere, cosa fare. Quindi mi ero presa un po' di note da altri viaggiatori. Poi guardiamo un po' la mappa e vediamo cosa c'è di bello in Nicaragua. In mezzo al lago c'è un'isola che è formata da due vulcani, sono molto vicini, e ci si può andare con un traghetto. Ora dobbiamo capire quanto costa e se dobbiamo prenotare, se ci sono degli orari particolari. Ora omettete. Ventilatorino fondamentale, perché non è che ci siamo spostati molto e il Nicaragua è caldo tanto quanto il Costa Rica. Dobbiamo anche fare un po' di spesa questa mattina perché è finito tutto: latte, succo di frutta, pane per fare pane burro marmellata o pane Nutella. Nutella magari. Vabbè, la finta Nutella. Dopo aver fatto colazione e aver studiato la mappa, alla fine abbiamo deciso che oggi passeremo la giornata a San Juan del Sur. Simone si sta preparando per fare un nuovo video e allora io faccio le pulizie di casa. Il mio spruzzino con acqua e asciutto, con l'umidità che c'è in questo, e vado a disinfettare tutto. Ragazzi, dopo un po' di lavoro con il sole a picco e una temperatura esagerata, andiamo a farci due passi qui a San Juan del Sur, perché il centro deve essere molto interessante e tra l'altro ci hanno consigliato anche proprio qui di mangiare il cono pizza. Proprio, sembra proprio una specialità di questo posto. Pronta per il giro turistico a San Juan del Sur. San Juan del Sur, e questa è tutta la costa sud del Nicaragua, dove ci hanno detto che ci sono delle bellissime spiagge, tra cui anche alcune che sono il rifugio per le tartarughe che vengono a deporre le uova. Belli i cartelli dei prezzi dei bus scritti a vernice sui muri. Forti! Qui ragazzi siamo arrivati nella piazza principale di San Juan del Sur. Cioè, la mia ombra quasi scompare. È veramente a picco il sole. Proseguiamo con la nostra visita. Il Bazar Lucia. I bus sono veramente belli, della Thomas. Questa è la prima volta che vediamo sta marca. Oh, però anche con il cartello stop che esce fuori, Spam! Andiamo a vedere il mercato. Il mercato con la comida tipica. La portegna. Ci serve frutta e verdura? Cosa sono? Cosa sono queste così bianche? Zucchine bianche? No, la pitaya. Quanto sarà l'esta? 21. 21, eh? Ma la pitaya è cara. L'unico posto dove siamo riusciti a mangiarla a un prezzo normale è stato in Ecuador. Turisti in giro comunque pochi, eh. Cono pizza. Fianco al gelato italiano. Ma vediamo quanto costa il cono pizza. Non credo che potremo misurare i prezzi del Nicaragua in questo posto, perché è molto molto turistico, anche se sicuramente è bassa stagione. 110. Cono pizza 110. Vediamo. Speriamo che ci si mangia con cono pizza. Hola. Quanto è grande il cono pizza? Para entender. Este lleno de todo. Este lleva queso, este quello che c'è, este va a jamón, peperoni. Eccoci davanti al nostro cono pizza. Lo dettaglio su coche. Buono, eh? Specialità italiana. Io ho detto che era di San Juan del Sur, invece non lo sapevamo, è una specialità italiana. Ragazzi, naturalmente dopo pranzo sarà stato il cono di pizza, ma è venuta fuori una caldazza allucinante. Vorremmo quindi provare a muoverci per vedere se troviamo una spiaggia un pochettino più appartata e magari riuscire a fare un bel bagno. Perché qua è molto bello, però con tutte queste barche mi ispira poco il bagno.
andrà a cercare un po' d'ombra anche lui, ragazzi. 1000 gradi oggi, mamma mia, mamma mia. La vera avventura per me sarà resistere a questo caldo. Il motore è già caldo. E te credo. Ammazza. Bel posto San Juan del Sur. Oh, che caldo. Che sauna, ragazzi. Questa, ragazzi, è la raccolta della spazzatura. Se lanciano i secchi dalla strada. Mettono il secchio lì. Passa il netturbino e lancia il secchio ai suoi colleghi che stanno sul camion. Sosta tecnica al palì. Compro anche una bella Coca-Cola. Bella fresca, la coca. O un tè, qualcosa. Qualcosa che dia refrigerio. Ci piace dove vogliamo andare? Non è lontanissimo. La strada dovrebbe essere questa. Vediamo. Questo ramo davvero non ci passiamo, quindi devo provare ad alzarlo perché manca veramente poco. Vai, di andare avanti piano. Piano, 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 piano! Avanti piano! Vai avanti senza frenare. Vai, vai! Vai avanti un po'! Piano! Ferma! Vai avanti, avanti, ferma, ferma. Devi fare lo slalom? Speriamo che questa spiaggia valga la pena. Siamo andati via per il caldo, fa un bagno, sono morto. Qui per andare in spiaggia bisogna sempre scavallare in montagna. No? Siamo arrivati, ora bisognerebbe trovare un parcheggino. Lucia è andata a chiede. Vediamo, vado anch'io. Credo che dobbiamo parcheggiare lì. Dovremmo parcheggiare qua davanti. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo parcheggiato. Non ci siamo messi proprio a bordo della spiaggia perché Lucia era un po' preoccupata a questi resti che sono effettivamente evidentemente portati dal mare, visto che con l'acqua ultimamente ci abbiamo scherzato troppo. Questa sera parcheggiamo un pochettino più indietro. Comunque, ragazzi, guardate che posto, questo è veramente un bel posto. Tanta roba. Beh, anche il posticino che ci siamo trovati non è niente male. Direi che per uno spostamento così la strada è stata anche divertente, ci stava. E ora si fa subito un test di questo oceano nicaraguense.
sacco di surfisti qua anche, eh? Bello. Terza volta che passa e fa il giro col motorino. Sta testando i freni, non lo so. Che vista comunque che abbiamo. Stasera è strepitoso. Sto golfo con gli scogli, i surfisti, l'alberello, tanta roba. Ancora torno. Quarto giro. Quarto giro. Comunque ragazzi, dopo il bagno mi rimetto un pochettino a lavorare perché voglio finire un altro video. Metto al lavoro. Ora più lento. Va. Ragazzi, stasera c'è un tramonto spettacolare. Ecco la vista da casa nostra stasera. Qua c'è Valentino e qua c'è il tramonto. Ragazzi, vi porto un attimo fuori perché stiamo per vivere un tramonto davvero mozzafiato e vediamo se riesco a farvelo percepire con l'altissima definizione del sensore GoPro. Siete pronti? 1, 2, 3. Ci sono ancora i surfisti che stanno prendendo le ultime onde. Alcuni stanno già sorseggiando qualche bottiglia di birra, gustandosi questo tramonto davvero magnifico su questa spiaggia. Non male. Il nostro Valentino, anche lui si gode il tramonto. Cosa dovremmo volere di più della vita? Pure il cane si gode il tramonto. Stamattina piove di brutto, qua si sta formando un mezzo fiume. Avevo lasciato anche le mie Crocs fuori perché ieri sera ci ha colto il diluvio quando ho chiuso la porta. La strada per venire qui si sarà già trasformata in un fangaio. Qua, quando piove, piove proprio bene. Stiamo per prendere il ferry Che Guevara. Asta il traghetto sempre. Bene ragazzi, siamo arrivati alla strada principale che attraversa direttamente l'aeroporto.